Buon sabato sera ai nostri telespettatori, bentornati all'informazione locale. Non è fortunatamente in pericolo di vita l'anziano 82enne bedognese che questa mattina è rimasto vittima di un incidente mentre si trovava a bordo del suo trattore. Sono stati attimi davvero di grande paura, è intervenuto l'elisoccorso, l'uomo è stato trasportato al Maggiore di Parma. È fuori pericolo di vita l'82enne AB di Bedonia, protagonista di un bruttissimo incidente casalingo questa mattina in via Montepenna. Attorno alle ore 9 l'anziano si era diretto come di consueto nell'orto di casa quando per dinamiche ancora non chiare è stato sopraffatto dal mezzo agricolo di piccola cilindrata che aveva lasciato nelle vicinanze. Momenti terribili nei quali le ruote del motocoltivatore, pesante circa 10 tonnellate, più piccolo di un classico Sputnik, gli hanno compresso il dorso causando un trauma toracico. Una distrazione, un parcheggio poco sicuro o un malfunzionamento del mezzo mentre era in moto senza il conducente a bordo potrebbero essere le cause dell'impatto. A chiamare l'allarme il figlio dall'abitazione, distante circa 100 metri dall'appezzamento di terreno. Immediato l'intervento dei volontari della Croce Rossa di Bedonia, i quali hanno provveduto a spinalizzare l'uomo e disporre l'emergenza per codice rosso. Necessario quindi il supporto di ulteriori soccorsi, l'automedica dell'assistenza pubblica di Borgotaro e l'elisoccorso di Parma, che attorno alle 9.50 è ripartito con il ferito a bordo alla volta del pronto soccorso dell'ospedale maggiore. Una volta arrivato a Parma, a causa di possibili lesioni interne, il signore è stato sottoposto a visite più approfondite. Fortunatamente le condizioni non parrebbero essere così gravi. I danni rilevati sono stati classificati di media entità. Il codice rosso, alleviato e diventato successivamente giallo, lascerebbe ben sperare. Ancora a cronaca, beccato ieri dagli agenti della Polizia Municipale Bassa Valtaro mentre era alla guida di un'auto senza patente. Il fatto è accaduto a Riccò, nel comune di Fornovo Taro, protagonista un 30enne extracomunitario MG, residente a Parma. Fermato nel pomeriggio di ieri dalla Polizia Municipale Bassa Valtaro, un 30enne extracomunitario residente a Parma, alla guida di un'auto senza mai aver conseguito la patente di guida. Guidava una vettura senza patente, ma non è sfuggito ai controlli degli agenti della Polizia, coordinati dal comandante ispettore capo Giovanni Saviano. È accaduto ieri, come dicevamo, nei pressi dell'abitato di Riccò, nel comune di Fornovo. Gli agenti stavano effettuando dei controlli in zona. All'improvviso hanno notato una Fiat Punto che proveniva da Ozzano Taro, direzione Fornovo. L'utilitaria, alla vista della pattuglia, ha effettuato una manovra per sfuggire alla vista degli agenti. Insospettiti da tale comportamento, gli uomini hanno fermato il veicolo e deciso di effettuare un controllo approfondito sul conducente. Dagli accertamenti effettuati, l'uomo è risultato senza il possesso della patente. L'uomo è stato sanzionato con un verbale da 5.000 euro per guida senza patente e fermo amministrativo del veicolo. Il mezzo è stato trasferito in depositeria. Cambiamo pagina. Ospedale di Borgotaro via dunque al potenziamento del comparto operatorio per un costo di 1,5 milioni di euro che saranno stanziati dalla Regione Emilia-Romagna. Arriva anche la terapia intensiva. Durante i lavori nessuna sospensione delle attività chirurgiche del Santa Maria. Nell'ultima riunione svoltasi dal Comitato dei Sindaci del distretto Valli Taro e Ceno si è discusso tra l'altro in particolare degli interventi di potenziamento del comparto sale operatorie dell'ospedale Santa Maria di Borgotaro. Il progetto di potenziamento delle sale operatorie è molto ambizioso. Oltre a prevedere interventi strutturali importanti, investimenti tecnologici di ultima generazione, è finalizzato anche ad una estensione dell'attività chirurgica con la realizzazione di due posti letto di terapia intensiva post-operatoria a garanzia di ulteriore sicurezza del paziente nel decorso post-operatorio. Per i lavori sono già stanziati 1,5 milioni di euro dalla Regione Emilia-Romagna. Si è concordato che le attività chirurgiche proseguiranno presso l'ospedale anche durante le fasi di realizzazione del progetto. A questo scopo sono in corso di valutazione tutte le possibili soluzioni tecniche. I sindaci hanno chiesto con forza di valutare prioritariamente la possibilità dell'ampliamento dell'ala del comparto operatorio,
Al vaglio anche l'installazione di strutture temporanee dedicate. Sia le attività chirurgiche ed ortopediche programmate che quelle di emergenza non subiranno sospensioni o spostamenti. Intanto continua a pieno ritmo il lavoro di ampliamento del pronto soccorso iniziato nel dicembre scorso, finanziato per circa 500.000 euro sempre dalla Regione. L'intervento si completerà integralmente entro giugno. Alla riunione era presente anche l'azienda sanitaria con il direttore generale Elena Saccenti e i suoi più stretti collaboratori. E dopo Bedogna diamo un'occhiata oggi ai possibili scenari elettorali in vista delle prossime elezioni amministrative in altri comuni della Valtaro e della Valceno. Appare tutta in discesa la camminata verso la rielezione del primo cittadino di Albareto, Davide Riccoboni. E se 5 anni fa, alla sua prima esperienza, Riccoboni era apparso da subito l'uomo forte, questa volta lo è ancora di più. D'altra parte, il lavoro del giovane sindaco è piaciuto a moltissimi dei suoi concittadini. Il giudizio sul suo operato è positivo. Un amministratore serio, competente, che lavora per il bene della comunità. E anche se i problemi non sono certo scomparsi, molti sono pronti a confermargli fiducia. Difficile a questo punto trovare qualcuno che decida di candidarsi contro una corazzata come appare Riccoboni, anche se da più parti si parla di una possibile lista targata Lega. Nel capoluogo della Valceno, a Bardi, un altro giovane sindaco uscente, Valentina Pontremoli, è pronto a ripresentarsi al giudizio dei suoi elettori, ma a differenza di Riccoboni a cercare di contrastarla potrebbero esserci addirittura 3 liste. Quella di Giuseppe Beppe Conti, primo cittadino di Bardi dal 2009 al 2014, qualcuno mormora appoggiato dalla Lega, quella capeggiata dall'indipendente Giancarlo Mandelli alla sua terza candidatura mai andata sino ad oggi a buon fine e che da 10 anni siede tra i banchi dell'opposizione. Infine, non confermata ma solo ventilata neppure dalla diretta interessata, potrebbe spuntare la candidatura del sindaco uscente di Colorno Michela Canova. Suo padre Silvano provò a divenire sindaco quando era segretario del Partito Democratico nel 2009, quando poi venne scelto Conti. Un uomo solo candidato sindaco è quanto si vocifera da giorni ormai a Berceto. Luigi Lucchi, da 10 anni, primo cittadino del comune, ha già da mesi sciolto la riserva e ha cominciato la sua personale campagna elettorale. Ma l'antagonista di sempre, il Partito Democratico, per ora sta alla finestra a guardare, nel senso che non pare proprio interessato a dar vita ad una lista. Se così fosse, Lucchi correrebbe da solo, situazione peraltro già avvenuta in altre municipalità negli anni passati. Stessa cosa potrebbe accadere a Tornolo, dove la rielezione di Maria Cristina Cardinale appare scontata. Difficile al momento ipotizzare una lista da contrapporre al sindaco uscente. Stessa cosa dicasi per il comune di Valmozzola, dove il sindaco Claudio Alzapiedi veleggia in solitaria verso la rielezione certa, al momento senza nessun avversario. Situazione più incerta a Compiano per il sindaco Sabina Del Nevo, che al termine del suo secondo mandato sarebbe incalzata dai propri sostenitori a ripresentarsi all'elettorato per la terza volta consecutiva. La Del Nevo non avrebbe ancora sciolto la riserva, anche se si dice che l'ago della bilancia sarebbe ampiamente dalla parte del sì. Anche qui per il momento non vi sarebbero nomi di papabili candidati a sindaco da contrapporre alla Del Nevo. Strano, poiché Compiano ha sempre avuto un centrodestra battagliero pronto a dare filo da torcere agli avversari politici. Non è escluso quindi che i giochi preelettorali non siano per niente già fatti. A Varsi invece le acque appaiono decisamente più agitate, perché se da una parte la maggioranza in questo momento è in affanno, visto che in moltissimi tra consiglieri ed assessori non intendono più ricandidarsi e quindi si dovrà creare una nuova squadra, dall'altra Giorgio Bertorelli del centrodestra, sindaco del paese per diversi anni, ha già sciolto la riserva ed è al lavoro per preparare la sua lista, determinato a ripresentarsi al giudizio dei suoi concittadini. Ma Bertorelli dovrà stare attento al sindaco uscente Luigi Aramini, che, pur non essendo intenzionato a ripresentarsi, lavora alla formazione di una lista civica con un gruppo di persone che graviterebbe intorno alla figura di Angelo Peracchi del Partito Democratico. Domani si terrà a Bardi l'annuale festa del locale gruppo Alpini. La manifestazione inizierà alle 9 presso la sede del gruppo. Seguirà la formazione del corteo che si porterà al monumento ai caduti, poi la Santa Messa nella chiesa parrocchiale e al termine pranzo in un noto locale della zona. Nella festa liturgica della Madonna di Lourdes si terrà la preghiera per i malati nella chiesa di San Domenico a Borgotaro.
della celebrazione sarà affidata al gruppo della sezione Unitalsi di Borgotaro e Bedogna, impegnato nell'assistenza ai malati nei vari pellegrinaggi a Lourdes che ogni anno vengono programmati grazie al servizio dei volontari. I canti saranno eseguiti dal coro di Brunelli. L'appuntamento è per lunedì prossimo, 11 febbraio, alle ore 16:30 in San Domenico per la preghiera del Rosario, cui seguirà la celebrazione della messa, durante la quale verrà fatta una speciale preghiera per tutti i malati. Giacomo Serpagli, 17enne di Bedogna, fisarmonicista dell'orchestra di Luca Canali, sarà ospite lunedì mattina su Rai 2 alla trasmissione I Fatti Vostri. Il 17enne bedognese Giacomo Serpagli sarà ospite lunedì mattina del programma di Rai 2 I Fatti Vostri, condotto da Giancarlo Magalli, in onda dalle 11 alle 13. Serpagli, amante della fisarmonica, strumento che suona ormai da ben 11 anni, racconterà la sua grande passione per la musica da ballo, in particolare proprio per questo strumento. A regalargli la sua prima fisarmonica fu il nonno materno, quando aveva solo 3 anni. Giacomo è stato allievo di Patrizia Merciari, che lo ha condotto nel mondo della musica. Attualmente il giovane è tra i componenti dell'orchestra di Luca Canali, con la quale gira tutto il nord Italia. Non dimentica però lo studio e frequenta l'Istituto per Geometri Paolo Belmesseri, riuscendo a far convivere musica e studio. Nel suo futuro vi sono l'interior designer e il suo conservatorio. Appuntamento con Giacomo Serpagli su Rai 2 lunedì mattina. Domani, a partire dalle 15:30, gli amici della parrocchia di Bardi si ritroveranno con il gruppo teatrale di Pione, il Circolo Acli, presso la Casa della Gioventù, dove si terrà un'allegra commedia. Seguirà l'esibizione del coro Madonna della Mercede di Ramiola, tutti insieme per sostenere gli amici della Valle del Sole di Borgotaro. Si concluderà il pomeriggio con un piccolo rinfresco e chi vuole potrà portare ovviamente torte, sia dolci che salate. Durante l'evento sarà possibile rinnovare a sostegno proprio degli amici. Valle del Sole. Si inaugura invece domani alle 17 al Teatro Farnese di Borgotaro la rassegna Spazio Fantasia, con lo spettacolo della compagnia Tutto Attaccato dal titolo Terra, per la regia di Luz Delia Conforti. Saranno presenti sul palco i danzatori Giordano Mariani, Corrado Valenti e Filippo Giamporcaro. Testi e voce di scena di Maria Vincenza Agostini. Una scena che vedrà sul palco 18 piccole danzatrici che balleranno unite da un legame di amicizia costruito nel tempo durante i laboratori svolti con la regista. Siamo alla pagina sportiva. Domani, tempo permettendo, si torna in campo dopo lo stop forzato di domenica scorsa per la terza giornata di ritorno di campionato. Nonostante un'ulteriore ondata di maltempo sia prevista per la giornata di domani, al momento la FIGC non ha emesso alcun comunicato di rinvio o sospensione gare e così, dopo una settimana di stop, si ritorna in campo. L'unica squadra ad avere le gambe più pesanti sarà il Solignano, reduce da 2 partite in pochi giorni. I ragazzi di Gasparini sono stati infatti l'unica squadra locale a scendere in campo domenica scorsa, perdendo in casa 1-2 contro il Boretto. E inoltre, rispetto all'avversario di domani, il Bardi, avranno nelle gambe anche il recupero infrasettimanale giocato mercoledì, che li ha visti battere in trasferta il Team Traversetolo 1-0 con gol di Stella. Quella di domani a Bardi sarà un'altra trasferta ostica, ma al momento il Solignano guarda da distante i diretti avversari, dato che si trova avanti di 8 punti rispetto agli arancioverdi, penultimi in classifica. Poco più sopra di loro, a più 5, la Valtarese va sul campo del Team Traversetolo. Giocano tutte in trasferta invece le compagini locali di seconda categoria, con il Compiano che proverà a dare continuità di risultati positivi contro il Team Carignano, ultimo in classifica, mentre il Valgotra, penultimo e distante 5 lunghezze dallo Scandenberg e addirittura 9 dalla salvezza senza passare dai play-out, giocherà tra le mura del Fraore, squadra che al momento è piazzata a metà classifica. In terza categoria la imbattuta bedoniese, forte del primato, a più 6 sul Terre Alte Berceto e più 7 su Montebello e Cortecalcio, accoglie al Gandhi il Salabaganza. Da notare però come Cortecalcio e Terre Alte Berceto abbiano una partita in più da recuperare rispetto ai gialloblu. Completano il quadro delle gare Varanese Virtus e lo scontro tra la quart'ultima Felgarese 1951 e il fanalino di coda Fulgor Fiorenzuola.
Sempre domani pomeriggio la Roby Profumi è chiamata ad un confronto importante. Si tratta dell'atteso derby con le Tiger Parma. Domani pomeriggio alle 17.30 al Palaraschi di Borgotaro va in scena il derby tra la Roby Profumi e Tiger Parma. Una gara valida per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B femminile. La Roby Profumi, reduce dalla sconfitta contro il BSL San Lazzaro, si troverà ad affrontare la seconda forza del campionato per una gara molto complicata per le giovanissime ragazze del coach Scanzani. Di contro le Ducali saliranno a Borgotaro decise a portare a casa due importantissimi punti per continuare nella rincorsa alla fase dei play-off promozione. Nelle fila delle Tiger sono diverse le atlete che hanno vestito la maglia della Roby Profumi e questo rappresenterà un ulteriore motivo di interesse per assistere all'incontro. La gara di andata, disputatasi nel mese di novembre, terminò con la vittoria delle Tiger con il punteggio di 50-36 dopo un incontro non bello, ma dove la Roby Profumi fece molta fatica a segnare, arrivando dopo 30 minuti di gioco a solo 21 punti. Rispetto alla gara di andata, però, le nostre sono riuscite a trovare un equilibrio offensivo che ha permesso loro di conquistare 3 vittorie nelle ultime 5 giornate di campionato. La gara di domani appare comunque molto difficile. Ancora assente Gloria Marchini, la Roby proverà a recuperare Bozzi e Triani che, nell'ultima gara del campionato Under 18, hanno riportato 2 distorsioni alle caviglie che le mettono in forte dubbio per la gara di domani. Cosa certa è che le ragazze scenderanno in campo domani e metteranno sul parquet tutta la grinta e la determinazione necessarie che le hanno contraddistinte nelle ultime gare di campionato. Ci si attende infine, come sempre, il pubblico delle grandi occasioni per questo importante momento e per sostenere le ragazze. Domenica 10 febbraio avremo cielo molto nuvoloso con deboli precipitazioni sull'Appennino centro-occidentale dal mattino sino a sera. Localmente i fenomeni saranno a carattere di rovescio. Neve solo sulle cime più alte. Dal pomeriggio precipitazioni deboli e sparse che potranno interessare anche la pianura emiliana. Deboli piovigini a partire dalla serata. Temperature minime in generale aumento, valori intorno ai 3 gradi, massime stabili intorno ai 9 gradi. I venti al mattino saranno deboli meridionali sui rilievi. Dal pomeriggio intensificazione della ventilazione sud-occidentale in Appennino, con venti che diverranno moderati o forti con raffiche durante la sera. Tra poco su RTA Bouquet TV, precisamente alle 20.35, alle 20.50 Zona Franca per il ciclo Arturo Cura, alle 22 il TG, alle 22.30 Balla che ti passa, alle 23.30 Rivediamoli del 99, mentre domani alle 20.35 Mille Voci e alle 23 Rivediamoli sempre del 1999. E per noi è tutto, grazie per l'ascolto, ci ritroviamo lunedì sera 19.35, buona domenica!